allora c'è Nautilus la sera, il sabato sera in TV, ormai lo sanno tutti, ma proprio tutti. Eh sì, assolutamente. Pensa te che è divenuto il mio programma preferito del sabato Eh beh, sera. sì, diventa anche il nostro programma preferito, nonostante, insomma, dobbiamo sacrificare questo sabato sera per voi, ma lo facciamo ovviamente con piacere, stiamo ovviamente scherzando perché cerchiamo di regalarvi appunto quella che noi definiamo l'altra attualità, fatta di storie di italiani e non solo, fatta di libri, fatta di tanti argomenti che affondano le proprie radici nella scienza, nella tecnologia e che ci raccontano appunto l'altra attualità, quella che magari a volte dovrebbe essere ancora più protagonista, no? Rispetto a Assolutamente. tanti argomenti futili, inutili, ste crisi di governo e non se ne può E più. sto E coronavirus. sto coronavirus, è veramente. Guarda, ti posso dire una cosa, Prego, che con quando comincia il... così, No, no, sì, perché dimmi. abituati, no, Sì. all'avvento di questo coronavirus che ha rubato un Sì. po' tutto lo spazio nelle TV, nei giornali, è arrivata la crisi di governo già. Mi sono un po' disorientato Sì. e ho detto per fortuna che c'è Nautilus che Sì. va oltre. Sì, come dissero in Frankenstein Junior, potrebbe piovere, no? Quindi, Esatto, sì. infatti ha anche È piovuto. anche Anche piovuto. piovuto. Noterete oggi, punto blu, punto grigio, punto blu. Blu. Impressionante, neanche a E farlo no, apposta. nemmeno messi Poi d'accordo. vorrei far notare come mi dona la S dietro alla La testa. Io capoccia. devo farmi un cappello La così, forma a d'esse forma di girare è un con una turbante, cosa del eh? Un genere. sandokan del Sì, non lo so, una 2021. specie di uomo sandwich o da ricovero, insomma, dipende dai punti di Vabbè. vista, dai punti di vista. Abbiamo tanti argomenti oggi, come sempre, e soprattutto tante persone da incontrare. La prima la vogliamo introdurre così, è un artista, ma ha fatto una cosa, secondo me, lo so che è retorica, l'avete già sentito dire, ha fatto una cosa molto bella per gli altri, no, però è proprio così, perché quando uno ha un talento, nel campo dell'arte, può utilizzarlo come vuole, ovviamente, no? Può, utilizzarlo ai propri scopi, esclusivamente appunto artistici, professionali. Invece questa persona ha deciso di donare la sua arte agli altri, in che modo? Allora io adesso vi facciamo vedere, no, Alessio, Sì. un reparto di un ospedale, anzi una stanza di un ospedale dove si fanno degli esami clinici. Facciamo vedere la prima foto, Così Daniele. salutiamo No, pure apri Daniele. la prima. Ho nominato uno apposta per non far vedere la due. Vabbè, allora riproviamo. Spoilerata la No, due. non c'ha. Allora c'è scritto, guarda, c'è scritto proprio. Foto inizio 2, foto inizio 1, foto inizio 2. No, ce lo devi aver scritto per forza. Però probabilmente non c'è. Ma quanto è bello, rivoluzionare il Vabbè. mondo della TV. Allora facciamo vedere una foto, poi vengo a controllare la cartella e se c'è letto to, facciamo letto to. Allora facciamo vedere una foto, facciamo una foto. Oh, Oh. qui che c'è scritto, Daniele? Prima, Vabbè, prima foto inizio inizio. 1, se poteva associare. Questa è la prima foto che volevamo farvi vedere. Sì. Questo è ovviamente laboratorio dove si fanno degli esami clinici in un ospedale di pediatria. È stato. Asettico, no? È Neutro. come sono Eh sì, purtroppo, come insomma. sono E quando spesso. si entra in queste stanze, ma insomma, qualsiasi laboratorio, pure quello più semplice d'analisi, non è che ci sia tutta sta allegria. E che cosa hanno pensato e che cosa ha pensato di realizzare questo pittore? Un cambiamento nel modo anche di percepire, che per alcuni la visita in questa stanza magari avviene una volta a settimana o addirittura quotidianamente per motivi purtroppo che riguardano le patologie di cui una persona soffre. E allora andiamo a vedere come ha cambiato questa stanza il nostro ospite. Facciamo vedere la foto 2. Eccola qui. Accidenti, guardate. E signori, qui la differenza è tanta e non è soltanto una differenza cromatica, non so, non è soltanto il bellissimo disegno fatto alle pareti. Vedete come cambia proprio la percezione di questo Eh luogo? sì. Eh Sembra un parco giochi, sì, è può sembrare vero, una è vero. giostra quel macchinario che serve per visitare C'è i un'altra bambini. atmosfera proprio, no? Esatto. Ed Esatto. è proprio su questo lavoro che noi oggi abbiamo il piacere di ospitare colui che realizza queste opere d'arte dal nord al sud, occupandosi insomma
degli ospedali, ovviamente, e non solo. Salutiamo Silvio Irilli, il pittore che trasforma gli ospedali in acquari magici. Eccolo, eccolo qua. Ciao Silvio. Ciao Silvio. Ciao a tutti, buonasera. 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 A tutti, ben trovato Silvio. Allora, intanto partiamo proprio dalle origini, perché vogliamo proprio raccontare la tua storia. Come avviene? Nasce prima l'idea? Nasce prima una telefonata di una persona che si è rivolta a te e che aveva avuto questa idea? Come si sviluppa questo progetto? Ma nasce un po' in un modo abbastanza, diciamo, originale, perché tanti anni fa, nel 2012, proprio da Roma, dal Policlinico Gemelli di Roma, mi chiamarono perché volevano realizzare un corridoio del reparto di oncologia con il tema dell'acquario. E così pensai a proporre queste grandi finestre che si affacciavano sui fondali marini, con i delfini in primo piano, con le tartarughe. E questa realizzazione ebbe così, diciamo, tanto successo che da lì iniziarono a chiamarmi anche altri ospedali. Pensai quindi che era bene dedicare un progetto proprio dedicato a questa accoglienza, no? Perché poi creare un ambiente, trasformare un ambiente con il colore, tematizzandolo, certo, significa anche accogliere con emozione, far entrare la persona all'interno di una stanza e farla un po' viaggiare, anche se basta anche per pochi momenti, in un'altra dimensione, in un momento difficile che deve affrontare. Quindi da lì pensai di creare il progetto Ospedali Finti, che da allora ha fatto un po' il giro di tanti ospedali d'Italia. Sì. E questo ha fatto veramente il giro d'Italia, di tantissimi ospedali. Adesso vedremo anche altre foto, la regia. Ecco, questa è una sala giochi, per esempio, se non sbaglio, vero Silvio, all'interno di un ospedale. Sì, vengono create proprio queste sale di attesa dove comunque i bambini possono interagire. Ecco, questo è un aspetto molto importante. L'obiettivo è sempre quello di cercare di far comunicare, far interagire i bambini, i piccoli pazienti, con l'ambiente circostante, in modo da trovare dei nuovi amici che possano incoraggiarli, no? Sentirli un po' come se fossero lì con loro e appunto dargli un po' di coraggio nella terapia che devono affrontare. Leggevo la tua storia, non si può non restarne affascinati, e insomma mi sono soffermato su un momento, a mio modo di vedere, da lettore cruciale, no? Nel raccontare appunto la tua evoluzione. Da giovanissimo vieni chiamato dall'altra parte del mondo per dipingere l'acquario di Atlanta, ovviamente i soffitti, le pareti, no? E da lì forse nasce anche questa attitudine che poi hai sviluppato negli anni successivi del tema marino. È stato quello il primo approccio, o avevi già sperimentato, no, questa tua propensione verso il mare e tutte le sue meravigliose creature? Ma sì, qualcosa avevo fatto prima, però devo dire che lì è stata un po' la conferma che quella era un po' la tematica che io preferivo realizzare. Anche perché poi, voglio dire, sul mare c'è un concetto un po' abbastanza particolare, no? Senza l'acqua non ci sarebbe la vita, ma nell'acqua c'è una vita meravigliosa, con i delfini, con le tartarughe, i pesci colorati, e questo consente veramente una grande interazione. Provate a pensare che un bambino già a 2 o 3 anni sa già come è fatto un delfino, sa già che sorride, è veramente un essere straordinario che cerca veramente di trasmettere l'allegria, veramente un essere sempre giocoso. I bambini questo lo riconoscono subito, e portare questa tematica all'interno degli ospedali, devo dire, anche grazie al riscontro dei medici, dei dottori, che mi è stato detto nell'arco degli anni, ha dato veramente un riscontro notevole. Quindi devo dire, dall'acquario di Atlanta, che per me fu una grande emozione, attraversare l'oceano a 38 anni, quindi andare dall'altra parte del mondo e portare quello che era un po' il mio sogno, no? Da bambino, è stata veramente una grandissima emozione. Portarla all'interno dei reparti, degli ospedali, è stata una sorpresa anche un po' inaspettata, perché sai, quando si va a vedere una mostra ci si emoziona per un quadro, ma finisce lì.
All'interno di un reparto entrano dei pazienti, quindi delle persone sia adulte che piccole, che devono, a mio avviso, avere un'accoglienza, che può essere anche un supporto per i medici che possono accogliere, quindi. Assolutamente. No, qui c'è proprio, come dire, un intervento sulle emozioni che tu fai attraverso le tue pitture. Quindi io credo che Sì. qua, quando le realizzi non è più il classico, come dire, scambio tra l'artista e colui che ne usufruisce e che può vederci qualcosa di più, di meno, dire che è bello o dire che è brutto, dire che è imperfetto o dire che è perfetto. Qui c'è qualcosa che va oltre, no? Perché tu devi cambiare la prospettiva di un paziente che ovviamente non è nelle migliori condizioni psicologiche e farlo evadere, no? Ecco. Mentalmente dalla sua situazione con queste opere. Sì, questo sicuramente è la parte veramente più importante, anche quella più toccante, ma anche perché penso che, soprattutto riferito ai bambini, quando un bambino entra in un ospedale per affrontare una terapia, il suo sogno un po' si interrompe, no? Perché ha paura, timore. Vede comunque una struttura totalmente diversa. Il mio obiettivo è quello di far continuare a sognare il bambino anche in ospedale, che sembra strano da dirsi, ma ecco, questo devo dire riesce perché devo dire dalle reazioni anche che abbiamo dai bambini, molto spesso quando poi tornano a casa, la prima frase che dicono al proprio papà, alla propria mamma, quando torniamo nell'acquario dell'ospedale. Quindi questo vuol dire essere veramente andati oltre qualsiasi aspettativa. Certo, e poi comunque c'è anche, no, il piacere per i genitori di non dover di volta in Certo. volta, visto, no, la frequenza con cui purtroppo poi si va in ospedale, fare un'operazione di convincimento, no? Anzi, come dici tu, vogliono i bambini, hanno un motivo in più per andarci e magari non è un motivo legato ad una patologia, ad una terapia, ma è proprio la bellezza, no, di vedere quelle immagini e starci dentro poi. Sì, anche perché per noi adulti, quando vediamo un'immagine, per noi è ferma, è lì. Per un bambino vedere il delfino, la tartaruga, i pesci, per loro in quel momento è come se fossero vivi, fossero lì. Quindi loro gli parlano, danno un nome, li accarezzano. E quindi, devo dire, questa interazione è quella, la mia grande ricerca che faccio veramente quotidianamente. Tra l'altro, questa tua passione per la pittura è iniziata proprio da bambino, no? Tu racconti. Quindi probabilmente questa, come dire, è quasi un cerchio, no? Che si chiude. Quindi sai anche bene cosa pensano i bambini rispetto a queste forme d'arte. Perfetto, hai detto una frase veramente molto importante, anche perché penso che ognuno di noi, un po' quella parte da bambino, dovrebbe sempre mantenerla, mai dimenticarla, quella curiosità, no? Quell'ingenuità. Ecco, questa io la sento sempre in continuazione, tutte le mie giornate, ancora di più quando sono a contatto con loro, perché chiaramente un po' tutti noi dovremmo metterci anche nei loro panni. Io dico sempre che non dobbiamo mai pretendere che un bambino si comporti come un adulto o pensi come un adulto, ma deve essere un po' il contrario, no? Dobbiamo essere un po' noi che dobbiamo un po' in quel momento tornare bambini e questo ci avvicina al loro mondo, no? Dobbiamo un po' metterli nella condizione di stare nel mondo che loro sognano e riuscire a ricostruire quel mondo in ospedale. È sicuramente molto molto bello, molto gratificante. Silvio, una delle paure più grandi degli artisti in generale è quella legata, no, alla pagina bianca, che può essere trasposta come la mancanza di ispirazione, no? Che poi si tratti di uno scrittore, di un pittore, lì la tela sarebbe bianca, no? Ecco, da questo punto di vista io credo, poi sarai tu a confermarmelo o meno, a te l'ispirazione non manca mai perché tu sai il beneficio che trae. Chi si mette lì davanti a vederli quei disegni? Immagino tu possa partire da lì ogni volta, no? Sì, guarda, io non vorrei mai andare a dormire di quante idee ho. Cioè,
Come diceva qualcuno tempo fa, un artista anche quando guarda fuori dalla finestra in quel momento sta creando, no? Certo. Sta prendendo ispirazione. Quindi io ho veramente tantissime idee, tantissimi progetti, non vedo l'ora di metterli a disposizione, che l'idea per fortuna fino adesso non manca mai. Sì. A proposito di questa frase che hai citato, credo che fosse di Conrad, no? La frase appunto quando guardo fuori dalla finestra sto lavorando. Poi Sì. aggiungeva, è un po' difficile spiegarlo a mia moglie. Questa in effetti è la parte un po' più complicata, no? Sì, Dice, effettivamente. guarda, cioè, dovresti sparecchiare. Scusa un Sto attimo, sto lavorando. lavorando, sto guardando fuori dalla finestra. Sì, Lì capita. bisogna essere artisti, ma anche Manipolatori. un buon Sì, e manipolatore. Sì. portare un buon stipendio a casa soprattutto. Esatto. Che dicevi, Sì. Silvio, su questo? No, dicevo che chiaramente la parte più interessante, anche affascinante, che può sembrare complicata, per fortuna per me non lo è, è che quando si deve realizzare un reparto, una stanza o comunque un bunker di radioterapia, quando parliamo di un bunker di radioterapia parliamo di oltre 300 metri quadri di Sì. superficie murale. Ecco, la mia fortuna è che nel momento in cui io entro e vedo quel bunker, quel reparto bianco-grigio, io nella mia mente ho già la visione di come diventerà, quindi questo mi aiuta, vedo prima quello che devo fare dopo, che viene fatto poi in un modo veramente molto particolare, perché la parte Sì. Ecco, tecnico-artistica non è così semplice, quanto ci anche vuole, perché. Silvio? Quanto ci vuole a riadattare una location? Il prima e il dopo l'abbiamo visto. Quanto ci metti? Guarda, la parte più complicata, io un po' è come se dipingessi due volte l'opera, perché le opere che avete fatto vedere ovviamente non si realizzano in un giorno, due o tre, e soprattutto non si possono realizzare direttamente nel reparto, perché vorrebbe dire aprire un cantiere e stare dei giorni o con il reparto fermo o comunque con del materiale in mezzo al reparto. Quindi cosa succede? Che io prendo le misure di tutto quello che io devo realizzare, quindi di tutte le pareti, torno nel mio studio e a volte a distanza di 1600, di 600 km, 1000 km, 500 km, devo immaginare di trovarmi in quel reparto perché tutta l'opera io la realizzo qua in studio. Dopodiché viene trasformata, diciamo, trasferita su dei prodotti certificati e qui avviene la magia, perché trasferire e applicare l'opera che è stata realizzata in studio ci si mette 3-4 giorni, no? Quindi vuol dire che un reparto, se il mercoledì o giovedì è bianco, il lunedì è totalmente trasformato. Sta di fatto che a volte i dottori o i pazienti quando tornano pensano di aver sbagliato ospedale. È vero, è vero. Sì, In poi quella fase. sì. Poi si nota appunto che tra l'altro non solo le pareti, ma anche i dettagli, i separatori, ovviamente perché Le porte, mi sembra pure, tutto deve no? essere Certo. assolutamente armonioso. Silvio, so che ci sono dei progetti che tra l'altro portano con sé anche un'evoluzione, no, di questo tuo lavoro. Se non ricordo male, qualcosa che realizzerai anche in 3D. Che anche al tatto potrà, diciamo, far divertire i bambini. Sì, guarda, questa è la novità un po' del 2021, e la prima realizzazione la porteremo all'ospedale di Savona, Sì. dove appunto realizzeremo diciamo dei soggetti tridimensionali. Faccio un esempio di Savona, dove i bambini in questa stanza che diventa un acquario con le pareti decorate, avranno a disposizione un tavolo dove faranno le attività laboratoriali. Ma quel tavolo sarà a forma di veliero, quindi Ah, che andiamo bello! adesso ad aggiungere degli elementi tridimensionali che potranno essere utili anche a bambini, fammi dire anche un po' quando sono non vedenti oppure autistici o hanno problemi di comunicazione, Ah. potranno proprio accarezzare, sentire le superfici. Bello. Questo è un qualcosa che va ad arricchire questo progetto. Il primo sarà appunto a Savona, dove abbiamo una campagna in corso che finirà a gennaio. E quindi sono veramente contento di portare anche quest'altro
quest'altro, diciamo, stimolo in più per Sì. poter far sognare ancora i pazienti. Ma questo è proprio Sì, è commovente. bellissimo. Proprio commovente quello che hai raccontato, perché l'impegno che ci metti proprio per cercare di capire come aiutare questi bambini in un momento complicato, e questo pensiero rivolto appunto a bambini che magari hanno delle disabilità e non possono vedere questi colori e questi disegni, o magari non li intercettano per altri motivi immediatamente, e quindi il tavolo a forma di veliero e altre cose hanno la possibilità proprio di essere ancora più inclusi, Esatto, no? mi veniva in mente, hai detto bene, una Sì, forma d'arte inclusiva, ma inclusiva. veramente in senso stretto. Ti faccio un'altra domanda. Tu hai detto, no, io dal mio studio immagino di essere a, non so, 500 km di distanza e di realizzare il mio lavoro. Tu ti confronti, ti interfacci con i dottori, con i medici, con gli infermieri, per, insomma, dire un po' quello che hai per la testa, ecco, mettiamola così, vi confrontate. Sì, assolutamente sì, questa è veramente una parte molto, molto interessante. Devo dire, a mio avviso, quando ho iniziato questo progetto mi ha anche un po' sorpreso, no? Perché il medico, il dottore, io l'ho sempre immaginato una persona chiaramente molto professionale che cerca di impegnare il suo tempo nel salvare, curare le vite, nella ricerca. Quando ho scoperto che invece da parte loro c'era anche questo aspetto in più, che loro volevano accogliere il paziente in un ambiente anche particolare, quindi tematizzato, come quello che noi stiamo proponendo. Questo veramente mi ha dato un incentivo ancora in più per non dare il 100%, ma il 200% per questi progetti. E devo dire che con loro, sì, loro mi danno indicativamente quella che può essere un'idea iniziale. Poi chiaramente io vado a svilupparla, la presento prima che sia realizzata, quindi la vediamo sempre diciamo, con dei render prima, in modo che sia tutto chiaro, anche perché il percorso deve essere un percorso, a mio avviso, emozionale, sia quando si entra nel reparto, ma anche quando si esce. Quindi io studio veramente tutto nei minimi dettagli, come anche i soffitti, affinché ci sia un abbraccio corale dell'ambiente verso il paziente e, come dicevo prima, anche che un aspetto da non sottovalutare è il supporto che dà i medici, perché poi sono i medici che devono Certo. accogliere il paziente e accoglierlo in un ambiente dove anche loro magari per un momento possono essere degli animatori, diciamo così, e raccontare una storia. Per loro è più semplice magari fare la punturina, no, al È chiaro, bambino è e chiaro. accogliere. Beh, certo, è un meccanismo di preparazione psicologica che ha tutto un altro effetto. Efficace, Infatti, certo. volevo chiudere questa bella conversazione con te, Silvio, facendo una riflessione più generale. Questo viene fatto da un artista, ovviamente su scelta anche degli ospedali italiani, che devo dire hanno avuto la lungimiranza di comprenderne l'importanza. Ma io credo che questa storia ci insegna che il mondo degli ospedali, queste strutture, probabilmente in generale dovrebbero essere sistemate in questo senso, anche per gli adulti. Perché purtroppo noi vediamo degli ospedali che veramente ti viene l'angoscia pure se te Sì. devi togliere, che ne so, un'unghia incarnita, perché fatiscenti, sporchi. E poi aggiungo altri dettagli. Tutti i medici ci dicono che appunto l'aspetto psicologico, dal punto di vista terapeutico, per il recupero dopo le patologie, ma anche per affrontarlo, è fondamentale. Quindi io credo che andrebbe questo discorso affrontato con decisione. Penso ad esempio anche al cibo che viene somministrato negli ospedali, perché ormai ci siamo arresi che il cibo degli ospedali, no, È ci facciamo vero. anche le battute, il purè e altre cose. Allora, a parte chi ha delle diete, ma io non capisco, per chi non ha diete particolari e sta in ospedale, perché anche il cibo non deve essere magari più Di dignitoso? qualità, No, cioè. ma non per tanto per la qualità, proprio per l'aspetto psicologico, no, Certo, Silvio? certo. Cioè di dire, vabbè, stamattina ho mangiato il brodino, la mela cotta, però stasera c'ho la pizza. E io Esatto. so che degli ospedali lo fanno, fanno queste cose, però io credo, ecco, che questo potrebbe essere un modello complessivo, no? Di rivisitazione dell'ambito Sì, ospedaliero. può essere ampliato. Una parte importante che vorrei dire prima che ci salutiamo è che
la parte anche veramente alla quale io tengo in modo particolare è che questo progetto, tutto quello che noi realizziamo all'interno dei reparti degli ospedali, ovviamente l'ospedale, la sanità non spende un centesimo, ma tutto viene realizzato in collaborazione con le ONLUS, con le fondazioni, Ah, bene. e questo è un aspetto veramente altrettanto bello perché ho scoperto in tutti i reparti, nei nostri ospedali in Italia, abbiamo delle persone fantastiche che fanno volontariato Sì. con le ONLUS all'interno dei reparti. Ecco, questo progetto lo metto a disposizione sempre a loro che A si loro. impegnano diciamo, a raccogliere i fondi insieme alle aziende locali, insieme a chiunque Bene. voglia collaborare. E questo diventa un abbraccio ancora più grande perché la gente con un piccolo gesto firma l'opera, quindi io dico sempre che la Bella. firma più importante non è la mia, ma è quella di chiunque contribuisce con le donazioni, perché questo è veramente molto molto bello, si forma una grande squadra di partecipazione e di accoglienza. No, questo che hai detto è un'importante precisazione, cioè i soldi donati alle Onlus poi servono per finanziare ovviamente queste opere. Io però dico anche che se la sanità pubblica, come agganciandoci al discorso di prima, stanziasse delle risorse anche per questo tipo di opera rigeneratrice dell'accoglienza in ospedale e della permanenza in ospedale per bimbi e per adulti, io credo che i cittadini sarebbero ben contenti che i propri soldi delle tasse fossero Ah, come spesi no, certo. per questo. Però hai fatto bene a dirlo perché ci fa scoprire un altro mondo che è Un proprio circuito quello. virtuoso, vero e Esatto, che è proprio, proprio sì. quello che Nautilus vuole portare qui a Cusano, Italia, TV. Poi oggi siamo stati immersi nei tuoi passaggi sottomarini per una trasmissione che si Siamo chiama così. abituati, no? Noi siamo abituati, diciamo, Cioè, qui vedi, qui dietro alle nostre alle nostre spalle, no? A spalle. volte transitano megacefali, Sì, come si chiama il megalodonte, il com'è? megalodonte, il megalodonte. A volte qualcuno lo peschiamo così. E dopo la trasmissione facciamo la nostra Rincetta. cena. La nostra cena. Caro Silvio, grazie. Grazie. E, senti, ma per chi fosse interessato dopo aver visto questa nostra conversazione a portare come onlus dentro un ospedale le tue opere, che cosa deve fare? Ma innanzitutto ci può contattare sul sito che è ospedalidipinti.it, dopodiché noi presentiamo sempre un Ospedali dipinti. progetto che viene poi presentato dall'associazione, dalla ONLUS alla direzione sanitaria dell'ospedale. Una volta approvato si lancia una campagna. A proposito di campagna ne abbiamo appunto due. Come dicevo prima, quella di Savona finisce a fine gennaio e l'altra a Pescara per il reparto di neonatologia, dove saremo a febbraio anche lì per portare il tema del mare, per poi Pescara è la città con il delfino, quindi sono due città di mare dove porteremo il mare dentro i reparti, quindi non vediamo veramente l'ora e grazie comunque alla tanta partecipazione delle aziende locali, delle persone che stanno veramente contribuendo e stanno credendo in questo progetto, stanno credendo in un sogno. Grazie a te Silvio Rilli, grazie della partecipazione a Nautilus su Cusano Italia TV. Grazie, buona serata. Grazie E grazie a voi, soprattutto, grazie, buonasera a tutti. grazie soprattutto per averci raccontato questa bella storia. Le storie di Nautilus che non finiscono qui, No. tra poco andremo. Io ho Guardate. paura al cospetto di questo personaggio. Sì, però diciamo Dai, che dai. sì. Io sai, no, non conosco molto, dico la verità. Ovviamente tutti lo conoscono. Parliamo di Napoleone, uno dei più grandi personaggi della storia, in generale, ovviamente, personaggio controverso anche. Tutti lo ricordano per Waterloo, Dal per la carattere sconfitta, particolare, e non poteva un essere carattere altrimenti, ovvio. particolare. Ma tra poco parleremo di Napoleone in chiave di comunicazione con uno dei più grandi esperti di comunicazione italiana. Stiamo conoscendo tanti in questa. Stavo pensando che la puntata scorsa avevamo avuto Luigi Crespi. Lui è consulente sulla comunicazione di tantissime aziende a livello nazionale e internazionale. Questo suo libro, di cui parleremo tra poco, è stato pubblicato appunto anche all'estero e ha meritato gli articoli di Forbes, Il Sole 24 Ore, e ci racconta proprio quanto sia attuale il modello
comunicativo del grande condottiero Napoleone. Scopriremo perché tra Tra poco. poco andiamo in pubblicità con la mano. Ti ricordi come si faceva la foto? Andiamo in pubblicità qua. Dicevano si Sì. reggesse i calzoni. Non Ah lo sì, è. perché era bassino. Qui aveva un po' il Esatto. complesso del fisico. Vabbè, Però, dai, vabbè, 2 minuti. io lo faccio per portafogli, però. Vabbè.